Siamo col sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna. Le operazioni di sbarco vanno avanti, 4.000 passeggeri che visiteranno Oristano, Torre Grande e il circondario. Sì, è un'opportunità veramente che dobbiamo sfruttare. Tanti turisti, tanti croceristi che visiteranno il nostro territorio, qui della nostra città, ma anche i territori vicini, i comuni vicini. Sono felicissimo, è il risultato di un percorso portato avanti negli anni. Oggi stiamo veramente raccogliendo i frutti di un lavoro fatto. Non vogliamo perdere questa occasione, lavoreremo tantissimo per far sì che le navi la crociera tornino ovviamente nel nostro territorio. Già sappiamo che a settembre ci saranno, continueremo su questa strada perché noi vogliamo puntare sul turismo, ovviamente il turismo balneare, il turismo legato al mare, il turismo legato alla storia e soprattutto tanti visitatori che possano cogliere le opportunità che il nostro territorio ha. Con il vice sindaco di Oristano, assessore al turismo Luca Faedda, la città si prepara ad accogliere centinaia, forse migliaia di croceristi. Sì, migliaia di croceristi, ci sono le operazioni di sbarco in corso, tutto molto ordinato, una bellissima giornata che accompagnerà i visitatori a Oristano e non solo. Insomma, siamo pronti, la macchina organizzativa sta lavorando benissimo, quindi ci aspettiamo un ottimo risultato oggi. Siamo pienamente soddisfatti del lavoro fatto a tutti i livelli, quindi nel nostro piccolo abbiamo contribuito a far sì che avvenisse e spero per il futuro, ma non solo per Santa Giusta, per il paese e anche dell'entroterra, che questa cosa diventi veramente un supporto allo sviluppo di tutta la comunità dell'entroterra e logicamente anche di Santa Giusta, Oristano e i paesi vicino al mare.